fantastici, fantastici tutti, bravi, 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 fantastici, meravigliosi, grazie, grazie. Era il direttore generale Lucarini, Lorenzo Fiorucci, Corriere dell'Umbria. Lorenzo, ciao. Se non soffriamo non ci divertiamo. Beh, tanto grazie ancora una volta per questa vostra gentilezza. Ma io dico sempre che c'è un'altra squadra sempre dall'altra parte. Ha giocato bene la Salernitana in copertura, poi il Perugia purtroppo non è la prima volta, spreca troppo quando crea. Alla lunga non so quanto possa essere possa giovare al Perugia questo, perché poi la paghi alla fine. Però c'è da dire che la partita l'ha fatta, l'hanno fatta tutte e due le squadre. Non è stata una brutta partita. Il Perugia anche nel primo tempo, quando ha sofferto un pochino la preparazione tattica della partita della Salernitana, è stato comunque sempre vigile, non ha commesso grandi errori, aveva gli spazi chiusi e qualche uomo che non era al massimo della forma. Però si vince soffrendo, e vuol dire che quando una squadra vince soffrendo vuol dire che c'ha la voglia di soffrire, e quindi ha creato tanto, ha sprecato tanto e alla fine è riuscita ad accelerare. Poi la Salernitana dal 12° del secondo tempo ha sofferto l'arrembaggio del Perugia, c'è il taccuino, è pieno di azioni, anche poi dopo sull'1-0 il Perugia ha sprecato tantissimo e poteva finire con un 2-3-0 che non avrebbe sicuramente tolto niente al Perugia. Comunque la partita non è stata brutta, perché la Salernitana non è una brutta squadra, non è una squadra che fa le barricate, è una squadra che prova a giocare a calcio, e Ginestra ha fatto vedere che un attaccante di razza per la Serie C, una palla soltanto per poco non la trasformava, è stato bravo Coprivez a fare una grande parata. Quindi bisogna dire che, tornando alla tua domanda, soffrire è di questo mondo, perché nel mondo dello sport ci sono anche gli avversari. Grazie a Lorenzo Fiorucci, anche perché ci ha dato assistenza tecnica durante l'intervista per nostre difficoltà. Mario Mariano, il Perugia vince di nuovo soffrendo, ma forse questa è una caratteristica delle grandi squadre, però tatticamente la partita era veramente ingarbugliata. Sì, primo tempo sottotono del Perugia, una partita che io pensavo che potesse finire anche 0-0 ad un certo momento, risultato che poteva allungare la striscia positiva e dava anche merito alla Salernitana, che nel primo tempo aveva indubbiamente assunto il comando del gioco. Indubbiamente il cambio di Insigne con Sprocati, al di là che Sprocati è stato protagonista sul gol, ha dato un impulso maggiore all'attacco. La Salernitana è calata la distanza per il grande dispendio di energie che aveva prodotto nel primo tempo. Sostanzialmente una vittoria alla lunga meritata, in virtù anche di altre occasioni che sempre nella ripresa il Perugia è riuscito a creare. Penso che la Salernitana abbia dei rammarichi, ma nel calcio è così. Grazie, lasciamo Mario al suo lavoro. Andrea Sonaia, giornale dell'Umbria. Che vittoria è stata, Andrea? Perché tatticamente siamo usciti un po' sbalestrati da questo incontro, ma alla fine abbiamo prevalso con una giocata. Beh, e forse nel calcio ci sta anche questo quando una squadra è forte. Sì, beh, partita difficile, perché la Salernitana ha messa bene in campo, soprattutto nel primo tempo ha creato grosse difficoltà, centrocampo molto intenso, poi nella ripresa il Perugia secondo me ha fatto la partita. L'idea di cambiare modulo, questa sera la campione ha proposto un 4-2-3-1 con l'ingresso di Mazzeo, ha portato i suoi frutti. È chiaro, il gol forse è venuto anche da un'azione casuale, però ci sta, le grandi squadre vincono anche così. Certo, allora qualcuno aveva invocato l'ingresso di Mazzeo a sbloccare la situazione, è stato decisivo o no? Ma sai, giudicare il ragazzo quando entra Mazzeo, secondo me è un giocatore che va giudicato alla lunga. Lui ha
bisogno di minuti, però è chiaro che sicuramente un giocatore sulla tre quarti che smistasse un po' il gioco si rendeva necessario, e lui, anche se ha toccato la palla in maniera volontaria da cui poi è nata l'azione, credo che abbia fatto la sua parte. Però insomma, il Perugia ha dimostrato di essere una squadra completa che ha grandi mezzi, e io penso che quest'anno, se non succede qualcosa di strano, dovrebbe essere l'anno giusto. Grazie Andrea Sonaglia del Giornale dell'Umbria. Corrado Lossito, il Messaggero. Corrado, partita della quale il Perugia è venuto a capo, ma forse non per un colpo di fortuna, perché alla fine il giocate le fa chi più tenta. Sì, io stavo scrivendo appunto che si tratta di un successo, così arrivata al termine di una partita non bella sicuramente. E Perugia si vedeva che era superiore qualitativamente, lo si sapeva prima, lo si sapeva durante. Il punto che ha consentito a una squadra come la Salernitana, non eccelsa, di palleggiare con facilità. Poi la lunga, come dicevi tu, la differenza l'hanno fatta i singoli, una giocata di Eusepi e poi Sprocati che si è trovato in quella situazione. Poteva anche vincere con un maggior distacco, insomma, secondo me, con maggior margine. Per come si era messa la partita e per come è arrivata questa vittoria, dovrebbe avere un effetto fortificante rispetto alla consapevolezza dei propri mezzi dei grifoni. Sì, io scrivevo che vincere senza convincere provoca sensazioni ancora più belle, probabilmente. È una squadra che non era abituata a vincere giocando male. Solitamente questa squadra ha sempre vinto attraverso il gioco. Oggi non ha giocato una buona gara, eppure, come dicevamo prima, ha trovato la rete in una situazione un po' particolare, però meglio così, diciamo, via, forse è un anno buono. Grazie a Corrado Lossito del Messaggero. Elio Clero Bertoldi. Allora, Perugia viene a capo di una partita tatticamente molto difficile, ma dimostra comunque di avere quella tempra della squadra che aspetta con pazienza il momento giusto. Sì, adesso non so se è così fortissimamente voluto o se è stato uno sviluppo, probabilmente no, però. Uno sviluppo casuale, però dobbiamo dire, adesso scherzavo con l'allenatore quando è uscito, dobbiamo anche riconoscere che Camplone è bravo, l'aveva già detto ieri che sarebbe stata una partita da affrontare con pazienza, con la calma e la decisione al tempo stesso. E anche che sa fare le sostituzioni. L'anno scorso ricorderai che molti lo criticavano perché non faceva le sostituzioni, e quest'anno le fa. Chi è entrato addirittura ha segnato, come Mattia Sprocati, quindi questo è giusto per sottolineare un aspetto. Dal punto di vista della partita, effettivamente Perone ha schierato una squadra molto intelligente, cercando di prendere il sopravvento a centrocampo e di impedire al Perugia di sviluppare le manovre essenziali. Nonostante questo, io ho contato 5 contropiedi nel primo tempo, che però non sono andati a buon fine per alcuni errori di misura o di spostamenti dei giocatori, per cui sì, non è stato brillante come in altre circostanze, però ha dato sempre l'impressione di poter segnare con le sue azioni il Perugia. Credo che questa sia la forza della squadra, la capacità di poter trovare sempre un colpo vincente, perché ha i giocatori e la forza di squadra per ottenerlo. E quelli che entrano sanno sempre ben sostituire gli altri. Sì, quelli che entrano portano, perché questo Perugia è fatto di 14 titolari, Mazzeo, Sprocati, Insigne che si danno il cambio, sono giocatori che danno Sini oggi per esempio al posto di Comotto, che completano il gioco della squadra. E è cresciuta questa squadra, è cresciuta anche sotto il profilo psicologico, e queste vittorie, 9 risultati utili consecutivi, 6 risultati utili consecutivi in un campionato che continuiamo a ripetere è un campionato equilibrato, qualcosa lo dovranno pur dire. Grazie a Elio Clero Bertoldi del Corriere dello Sport.